con Psico, uno degli street artist del Festival Sicaorle. Tu sei stato tra i primissimi a credere nel progetto partecipando al Festival Padovano, la biennale di street artist, la prima biennale a Padova con una gazza ladra. Poi hai partecipato alla seconda biennale padovana a Limena e lì invece era l'articolo 25 dei diritti umani. Oggi con cosa ci sorprenderai a Caorle? Allora qua ho deciso, siccome la tematica era legata, comunque è legata a un tema marino e quindi ci troviamo al mare, ecco, ho deciso di rappresentare la Dea Salacia, che è un'antica dea greco-romana e rappresenta praticamente quello che è la protettrice dei mari, dei navigatori e di tutto quello che può rappresentare, ecco, la popolazione che vive l'ambiente marino. Salacia perché era anche legato al discorso del sale, che ai tempi era comunque una moneta di scambio e veniva considerata, insomma, un bene prezioso sia per conservare le merci sia proprio per, appunto, come scambio, no, di bene. In questo caso l'ho resa contemporanea, inserendola comunque in un contesto dove viene avvolta o comunque circondata da delle bottiglie di plastica, e infatti poi andrò anche a rappresentare una sorta di errore di sistema, visto che secondo me, insomma, la plastica non dovrebbe essere buttata in mare, ecco, per far sì che il mare possa essere, ecco, sano, per poter ospitare sei pesci e sia la stessa dea, insomma, che vive bene se il mare è pulito. No? Ciao Nico, tu sei della Crèmerie e siamo a Caorle e oggi avete iniziato un lavoro gigantesco. Ci racconti che cos'è? Sì, dipingiamo la città di Caorle, le sue case colorate sotto l'impulso di un'onda. Caorle è la nostra tele e le sue case sono i nostri pennelli. Siamo con Tony Gallo, uno dei più amati street artist padovani, al Festival Sicaorle. Che cosa hai fatto qui, Tony? L'opera che sto realizzando parla di una bambina con la sua paperella che è, diciamo, nella sua fantasia, nel suo immaginario, è la sua migliore amica e vuole metterla in questa vaschetta di pesci rossi per vedere se riesce a nuotare. Se non riuscirà a nuotare sarà lei che gli insegnerà a nuotare. Eni, ci racconti questo fuori programma? Il titolo di quest'opera è The Bow. Ho deciso di farla perché è un inchino all'amore e lo dedico alla città di Caorle. La tua opera principale al festival però è un altro soggetto qua vicino. Che cos'è? Ho fatto una parete con un tributo a quello che è la vita di Caorle, dei pescatori, quindi praticamente è un ragazzo che lancia una rete in un'acqua un po' paludosa che sembra la laguna veneziana.